Ma gli abilitati come potranno spendere questo titolo conseguito in futuro? Questa è la pecca grossa di cui noi della Gilda abbiamo denunciato in partenza l'iter già a tempi da Gelmini, cioè questo percorso formativo di formazione iniziale è monco, nel senso che da un punto di vista non è stato mai affrontato seriamente il problema del reclutamento. Stando così le cose attualmente, senza appunto una modifica che noi chiediamo e vogliamo venga fatta a livello generalizzato, nel futuro il percorso per il reclutamento sarà sempre basato sulle due canali. Uno, le graduatorie ad esaurimento che mantengono il 50% dell'assunzione di ruolo e verranno utilizzate per le supplenze diciamo, annuali o fino a tempo delle attività didattiche, e il restante 50% per il concorso ordinario che è stato attuato lo scorso anno e quindi i vincitori del concorso attualmente in corso, secondo quanto affermato il ministro, avranno già la cattedra a partire dal prossimo settembre, cosa di cui dubitiamo fortemente, visto che l'iter è ancora nella fase della correzione delle prove scritte. Però chi fa i TFA, sia speciali che ordinari, come unico vantaggio attuale è quello di poter essere inserito in seconda fascia di istituto, quindi solo per le supplenze, dopo che sono state assegnate a quelli di graduatoria ad esaurimento. Contrariamente a quanto si crede, il TFA non dà assolutamente l'accesso alle graduatorie ad esaurimento che sono bloccate e potranno al limite permettere soltanto il passaggio di una provincia all'altra di chi attualmente è già inserito. L'altro vantaggio, tra virgolette, che prende l'abilitazione con TFA ordinario e speciale è che in futuro i futuri concorsi ordinari non saranno aperti a tutti come è avvenuto fino ad adesso, ma saranno soltanto aperti a chi possiede un'abilitazione. Quindi nella prossima tornata concorsuale di cui si sta cominciando a parlare in questo momento potranno partecipare chi attualmente è in graduatoria ad esaurimento, chi supererà i TFA speciali e ordinari e avrà quindi un'abilitazione. E basta, nessun altro potrà partecipare ai prossimi concorsi ordinari. Chi attualmente supererà le fasi, diciamo, concorsuali attraverso le prove sia scritte che orali dell'attuale concorso ordinario, ma non prenderà la cattedra, non sarà come nel passato inserito nella graduatoria regionale e aspetterà di poter essere chiamato anche in futuro per un certo numero di anni. Non è cioè, tutti sanno che attualmente si fanno delle nomine in ruolo anche su graduatorie vecchie di 10-15 anni. Ma chi, no, pur superando le prove concorsuali, non verrà inserito in cattedra, si dirà che riprova, sarà più fortunato. Cioè, la prossima volta, se si abiliterà attraverso un percorso TFA, potrà partecipare nuovamente a una prova concorsuale ordinaria e accedere al 50% dei posti messi in ruolo. Non abbiamo ancora il testo definitivo, ma le anticipazioni ci sono state fornite, quindi possiamo, diciamo, senza entrare troppo nei dettagli, affermare, dire qualche cosa. Innanzitutto, diciamo, finalmente dopo tutto questo ritardo, partono. Dovrebbero partire a giugno, secondo quanto ci hanno detto, almeno il primo ciclo, e terminare a febbraio 2014. Ci sono delle sorprese però. Le sorprese riguardano l'attivazione di un test non selettivo, ma di un test in cui verrà valutato appunto il singolo docente. Chi potrà partecipare a questi corsi è un docente che ha almeno 3 anni di servizio dal 1999-2000 al 2011-2012, anche se abilitato potrà partecipare a questi TFA speciali per prendersi un'altra abilitazione, però appunto, contrariamente a quanto si credeva inizialmente, l'accesso al TFA speciale sarà scaglionato sulla base di un test, del tanto vituperato test di cui si è parlato sempre male, ma che continuano a utilizzare contro il parere della Gilda in particolare, che in quella sede ha detto che se bisognava appunto dare un criterio per selezionare in partenza i partecipanti a questo TFA speciale, bastava utilizzare l'anzianità di servizio, che era un criterio molto più, diciamo, idoneo, senza star lì a utilizzare test inutili, costosi e poco significativi. Ma tant'è, non c'è stato nulla da fare.
il ministro Profumo ha firmato un decreto in cui i TFA speciali sono suddivisi in 3 anni e la partecipazione al primo corso, piuttosto che al secondo o al terzo, verrà fatta sulla base dei risultati di un test che darà un punteggio da 0 a 35, quindi nessuno verrà tra virgolette bocciato, però avrà un punteggio che gli permetterà di accedere al primo anno a partire da giugno, oppure al secondo o al terzo anno a seconda appunto della sua posizione in questa graduatoria. Il punteggio di questo test verrà poi diciamo sommato ad un percorso formativo universitario che darà altri 50 punti e un esame finale di 15 punti per un totale massimo di 100 punti che verrà utilizzato come punteggio di abilitazione. E questo è il primo decreto di cui si parlava attraverso appunto per le TFA speciali. Questa abilitazione verrà utilizzata per poter inserirsi in seconda fascia di istituto insieme a tutti quelli che partecipano anche al TFA ordinario. E altra modifica dell'ultima ora riguarda il fatto che il punteggio di abilitazione del TFA ordinario varrà di più rispetto a quello del TFA speciale. Non si è quantificato questo di più, ma ci è stato detto che chi partecipa al TFA ordinario avrà un punteggio superiore rispetto a quelli del TFA speciale. E diciamo, questa anche è una novità dell'ultima ora di cui non si era mai discusso prima e è stata anche oggetto di un dibattito molto forte da parte di tutti i sindacati nei confronti appunto del ministro.